Benvenuti ragazzi in questo nuovo fantastico video. Quest'oggi ci proiettiamo nel mondo di Wish perché abbiamo delle nuove cose da acquistare. In realtà quest'oggi ragazzi abbiamo una sfida bella complicata. Vedete questo? 26,94 euro? È il mio budget, il nostro budget. E indovinate un po' che cosa dovremo fare con questo budget? Riuscire ad acquistare uno smartphone. Quale smartphone? Beh, quelli che solo Wish sa proporci. Gli smartphone più strani, più brutti e meno costosi di sempre. Io in realtà spero di acquistare quello più bello, ma non so che cosa riusciremo a fare con 27 euro. Però, ehi, siamo sul mondo di Wish, quindi abbiamo una possibilità di farcela. Nel frattempo vi invito anche a usare il mio fantastico codice, che è questo qui, NPXNYMP. Voi avrete uno sconto se inserirete questo codice sul vostro prossimo ordine e io riceverò maggiore budget per il prossimo video. Quindi ci guadagniamo entrambi. Anzi, ci guadagnate più voi che io, perché io spendo tutto in cavolate. Partiamo subito sulla pagina di Wish, ma voi non scordatevi ragazzi di lasciare un bel mi piace sotto questo video e superiamo 4000 mi piace per un altro video sul fantastico mondo di Wish. PS, fatemi sapere se vi piace anche questo green screen con questo effetto qui dietro, spero di sì. Come sempre, prima di cominciare un video su Wish, mi perdo tra le fantastiche cose che ti compaiono nella home page, ma ormai, cioè, sono diventato talmente esperto di Wish che la maggior parte delle cose assurde che si vedono io già ce l'ho, il che mi preoccupa. Sensore di fantasmi? Ok, questo forse lo vedremo in un'altra puntata, non oggi Giampi, non ti perdere in cavolate perché hai solamente che schifo! Questo è un accessorio per lo smartphone? No ragazzi, devo averlo. 7 euro, io lo aggiungo al carrello. Ci sono cose che devo censurare, per favore regia censuri questa cosa. Bene, a questo punto cerchiamo la parola phone su Wish e vediamo un po' che cosa ci compare. Speriamo nei telefoni più strani possibili, immaginabili. Ho già trovato il clone di un mio telefono, del Mi 11 Ultra. Wow, cioè questo telefono è molto elaborato, ha perfino un secondo schermo, quindi non so veramente che cosa si siano potuti inventare. Continuando le nostre ricerche nell'ignoto, rimango sempre allibito dai telefoni iper mega futuristici che compaiono su Wish e che puoi acquistare ad un prezzo di soli 79 euro, come ad esempio questo qui. Ma ehi, anche se 79 euro sono pochi, superiamo di gran lunga il nostro budget, quindi no. Abbiamo l'i13 Pro Max, ma sinceramente da Wish adesso mi aspetterei anche un i14 Pro Max. Abbiamo un telefono che proviene dal 2100, tanto è vero che è tenuto tra le mani di un cyborg o qualcosa del genere. Abbiamo la mini powerbank MagSafe per l'iPhone in versione tarocca e minuscola, 10.000 mAh. Questa è gigante, mi pare che è meno di, che sono tipo 3.000 mAh o qualcosa del genere su per giù. Questa è più piccola e mi vuoi far credere, amico, che siano 10.000 mAh? S22 Ultra! Caspiterina, ragazzi! Sono quasi tentato di oltrepassare il mio budget di 26,90 euro. Ma no! Giampi, contieniti! Ma quante telecamere ha sto coso? 1, 2, 3, 4, 5... No, aspetta, questa non è una telecamera. Ok, bene, altri cloni no, non mi interessano. Aggiunge il 200% di batteria, quindi vuol dire che il tuo telefono arriva a durare il 300%? Quindi se mi dura un giorno, con questa me ne dura tre? Qualcosa mi dice che non è così. E quando sento questa puzza, vuol dire che ho scorreggiato. No, non è vero. Ok, ci cominciamo ad avvicinare a qualcosa di più fattibile. 66 euro, un telefono con 4 fotocamere, con scritto... Di solito mettono il loro logo qui sotto. Questo mette HD camera. Bene, fantastico, possiamo... Ma poi come cavolo sono messe a cavolo le fotocamere? Ho detto 100 volte cavolo. Cavolo. Ok, ma devo cercare qualcosa di più strano. Devo imbattermi in una di quelle cose che puoi trovare solamente su Wish e che ti lascia a bocca aperta. Cosa? Un telefono pieghevole viola 5 euro? Ovviamente mi sbagliavo, si trattava solamente di una stupida custodia. La mia vita sarà completa quando, diamine, troverò un cavolo di telefono pieghevole su Wish. Abbiamo telefoni indossabili, ma anche questo già ce l'ho, amico. Ed è anche più figo il mio. Abbiamo il telefono Hawaii.
che ti porta direttamente nel mare, nel sole, su una spiaggia cocente delle Hawaii, il che non sarebbe affatto male adesso dato che fa un freddo cane. La mia ricerca non mi stava portando assolutamente a nulla, che era davvero preoccupante. Potevo mai perdere una sfida del genere e non riuscire a trovare un telefono da 26 euro su Wish? No, doveva arrivare la svolta. S31 Ultra, 12 giga di RAM, 512 GB di memoria, prezzo 61 euro. Cavolo, stavolta ci eravamo andati vicini, credevo di avercela fatta. S31 Ultra, non è oggi che ti acquisto, ma ci rincontreremo. Cioè, tu vuoi dirmi che sto coso costa 26,90€ il mio budget? Col cavolo che compro sto telefono banana, che poi è la copia di un Nokia. Lui sarebbe stata un'opzione valida, peccato che già ce l'ho. Ormai era chiaro che la mia ricerca non mi stava portando a nulla, dovevo cambiare qualcosa. Ma è un telefono pieghevole o no. No, è un telefono brutto e basta. E se provassi a mettere il filtro? Prezzo 10-20 euro. Ok, qualcosa sta comparendo. Il Newman. No, grazie. Lui già ce l'ho. Questo fa troppo schifo. Questo costa 13 euro ed è brutto. E questo è un Nokia 3310. 19 euro. Sono quasi tentato. Un telefono hamburger? Interessante, amico, ma mi farebbe venire troppa fame. Meglio di no. No! Il pulitore UV di telefoni! Delle mutandine. Ok, non voglio saperne di più. Ok, questo accessorio è piuttosto strano. Proviamo a cercare telefono strano, ovviamente in inglese, weird phone. Vediamo che cosa compare. La mia ricerca mi porterà a qualcosa. Il telefono penna è fantastico, ma già l'ho avuto. Regia, si può far vedere questo su YouTube? Secondo me no, quindi non lo so. Ci stiamo avvicinando nella parte strana di Wish. Nella parte molto strana di Wish. Ragion per cui adesso potremmo aspettarci di trovare un telefono molto, ma molto strano. Ok, ormai era più di un'ora che mi aggiravo per il deserto arido di Wish. Avevo perso le speranze finché non mi sono imbattuto in un iPhone 5C a 35 euro. Per poi trovare un iPhone 4 a 16 euro. E cavolo, un iPhone a 16 euro fa strano da dire. Poi però ho letto misura ed ho letto solamente headset. C'è scritto solo cuffie. Così mi sono immaginato una scena. Un tizio che va in un Apple Store. Ehi amico, devo comprare un nuovo iPhone. Voglio quello che costa meno perché non ho tanti soldi. Ok, sì, abbiamo il modello Only Headphones. Se vuoi ti diamo quello. Oh, fantastico! Va benissimo. Ehi, ma dov'è il telefono? Mi spiace, hai scelto il modello solo cuffie. Questo è quello che succede se acquisti la versione solo cuffie. Che senso ha? Costa anche 16 euro. Ho perfino trovato il Game Boy di Wish a solo i 9 euro, ma con la batteria costa 18 euro. Così quasi lo aggiungo alla lista dei desideri. La sfida, ragazzi, è stata dura. Ho trovato anche il telefono della Ferrari, ma il prezzo era troppo alto. Sono arrivato a lui, l'S30 Plus. Questo mi interessava parecchio, anche perché si avvicinava molto al mio budget. Finché non ho trovato lo smartphone più brutto di Wish che sia mai stato creato. Siete pronti a vederlo? Eccolo qui, costa 17 euro e sembra il telefono dei Power Rangers. Si tratta di una specie di smartwatch / smartphone, perché può essere usato come telefono. Ha una torcia, un pulsante di SOS ed è assolutamente orribile. Puoi staccarlo dal cinturino ed usarlo come un telefono a sé stante. Quindi penso proprio di aver trovato il telefono che cercavo. Rientra nel nostro budget. È assolutamente brutto. E niente, devo averlo. Scelgo la versione che resiste all'acqua o quella che non resiste all'acqua. Sono 2 euro di differenza. Voglio quella che non resiste all'acqua. Totale ordine 6 centesimi. Cioè, non mi basta il mio Wish Cash? Ma dai, cavolo! Cioè, io per 6 centesimi devo mettere la mia carta di credito. Ok ragazzi, ci siamo. Il tuo ordine sta arrivando. L'acquisto è stato fatto, ora non ci rimane che aspettare. Il nuovo video uscirà non appena questo avrà raggiunto i 4000 mi piace e ovviamente appena sarà arrivato quel coso orribile. Detto questo, spaccate il pulsante dei like, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo con il prossimo episodio.
Ciao a tutti.